Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo andati al Tempio di Lama e abbiamo appreso la magia, la psicoenergia, rivelazione. Rivelazione ci permette di vedere l'invisibile. Allora, siamo qui nel deserto di Lamakan. Come potete vedere, abbiamo un termometro accanto a noi. Quel termometro sale ogni volta che andiamo sulla sabbia, quindi la cosa migliore è sempre stare dove ci sono, diciamo, le rocce. Ovviamente questa zona è creata apposta per usare rivelazione, devi continuamente guardarti in giro per vedere se c'è qualcosa che magari stai missando, sai, un muro segreto, queste cose così. Da, stronzo. Ecco fatto. Sudo da pazzi. Avrei dovuto portarmi dei vestiti di ricambio. E poi tu non hai, diciamo, che sete, acqua, datemi acqua. Non hai i vestiti, diciamo, più leggeri di tutti. Oh, ma guarda, una pozza d'acqua. Proseguiamo. Come vi dicevo, questa zona è studiata apposta per farti spammare rivelazione il più possibile, per vedere se in ogni angolo o se in ogni cerchio, diciamo, di rocce si nasconde qualcosa. Qui per esempio abbiamo una pietra. Pietra che non ci serve al momento. Ah, salamandre! Madonna mia, dovrei riuscire ad ucciderli con il colpo d'acqua. In realtà io... diciamo che questo gioco mi ha sempre confuso, perché la cosa più logica sarebbe che tu combatti un nemico d'acqua, un nemico di fuoco, lo batti con l'acqua. Invece in questo gioco diciamo che la funzione... questo deserto è più torrido di quanto immaginassi. Dicevo, questo gioco è particolare nella logica di attacco e difesa. Nel senso, tu pensi che quindi fuoco viene battuto da acqua, acqua viene battuto da terra, terra viene battuto da vento, vento battuto da fuoco e così via il circolo. Invece funziona che terra e fuoco sono opposti, vento e acqua sono opposti, quindi questi due elementi non andranno mai in conflitto tra di loro se non tra di loro stessi. È un concetto molto strano e l'ho spiegato probabilmente coi piedi, però l'importante è che spero che qualcuno l'abbia capito. Oh, una cesta con... ah, un'ascia lavica. Ah, sono contento. Vediamo, Garrett, ti ho trovato una nuova arma. A noi sarebbe quasi 10 punti in più. Scatena fuoco di fila. E se la diamo appunto a Garrett, 219, che è un boost, diciamo, un filo più interessante. Con questo caldo sto uscendo di testa. Ma lo so, c'hai ragione. Ma poi cosa ci fa un bruco nel deserto, Dio mio? Capirei fosse un serpente, ma un bruco... Va bene, bella lascia, Comunque, stai per esplodere. Se non troviamo immediatamente un'osi, credo che mi seccherò dal caldo. C'hai ragione, mia. Ah, troppo tardi. Appunto, diciamo che non è... Cosa sei tu? Un orco, pensavo fosse... Com'è che si chiamavano? I maiali di Minecraft, non mi viene il nome. Cavolo, è da un sacco che non gioco a Minecraft e non mi viene più il nome. Dio mio. Ce l'ho qui ma non mi viene. Comunque dicevo, come potete vedere, non è fondamentale, diciamo, trovare un'osi. Tu potresti passare questo deserto tranquillamente. Certo, beccandoti una stangata di danno ogni volta che la barra arriva al massimo, ma a parte quello non è che succede niente, puoi sempre curarti. Come vedete, qua ci abbiamo... un granchio gigante, che in realtà è uno scorpione. A me sembra una zecca. Non è un nemico così difficile che, Dio mio, cosa dobbiamo evitarlo a tutti i costi. Io tutti i nemici che vediamo, soprattutto questi qua, diciamo, un po' più particolari, prendo e li attacco tutti. Non è che mi faccio problemi, 104 114. Benissimo. Vuoi le botte? Dovremmo essere riusciti ad ucciderlo. Perfetto, 320.
E... ah ma, ancora! Posso respawnarlo quante volte voglio? Sai che eventualmente una roba del genere potrebbe essere... diciamo, farming alla fine. Perché questo ci dà tipo 300 di esperienza, che al momento è più di quanto ci dia un gruppo di nemici normali. Quindi volendo uno potrebbe stare magari qua... appunto, 5 minuti a farmare qualche livello in più, no? No, 320 erano le monete, non l'esperienza. L'esperienza non ho visto quanto ce n'è data. Comunque, ah! Finalmente, brava Mia. Mia apprende super salute. Ah, finalmente. Che sete! C'hai ragione. Ecco qua, accontentato. Ovviamente... stiamo dentro l'oasi. Più tempo, tanto quanto è lunga la barra da, diciamo, da abbassare. Vediamo, ecco. Altro forziere. Una pozione. Le pozioni quant'è che ci davano? Sai che non mi ricordo. Tutti gli HP, tutti gli PS. Io dico HP, ma tanto il concetto è sempre quello. Ah, ho fatto un passo. Sto per esplodere. Sto per esplodere. Oh, ecco qua. Allora, bello poi lo scheletro qua del dinosauro morto. Oh, anche Garrett è salito di livello. Benissimo. Dunque, altro granchione. Ma se eravamo lontanissimi, dai. Ero lontanissimo questo giro, neanche mi c'ero avvicinato. Vabbè, il gioco così vuole, allora diamo a questo scorpione quello che si merita, ovvero due meteor colpo e poi lo ammazziamo. Esatto, a menate, con le mani. Sai che speravo che grazie al colpo critico di Mia l'avessimo ucciso? Peccato. Ecco qua. Mi piace il fatto che, diciamo, ho giocato bene fino adesso e quindi... ecco qua. Tutto... quello che riusciamo a fare, nel senso, lo facciamo senza troppi problemi. Quindi uccidiamo i nemici facilmente, riusciamo, diciamo, a fare tutto ciò che ci serve. Oh, ciao! Oh, che palle! Stupidi maialozzi. Più che altro non so se questo Digin dobbiamo combatterlo oppure viene con noi direttamente. Viene con noi, benissimo. Smog. Che si unisce a noi e ci darebbe 4 punti in più di attacco e non ci cambierebbe le statistiche. Perfetto, se lo diamo a Ivan ottiene 20 in più di attacco, quindi diciamo che è lui a guadagnarci. Tenuta e resistenza, che sono difese. Benissimo, bravo Ivan. Allora, per il momento, come ho detto prima, gli unici che stiamo, diciamo, un po' smistando sono loro due, perché sono, diciamo, quelli con l'attacco più forte al momento. Loro due li stiamo tenendo puri, perché Ivan ha la possibilità di alzarci le statistiche, lei di curarci. Quando, diciamo, avremo già 5-6 Digin per ciascuno, potremmo iniziare a pensare di mischiarli un po' tra di loro. Altra pozzanghera, benissimo. Qua in fondo c'è qualcosa? Sì, Ivan, abbiamo capito, hai caldo. Tutti abbiamo caldo. Un pepe fortunato. Sì, tu hai vestiti bagnati. Qua non c'è nulla. 3, 2, 1. Spavum. Ecco appunto. Che poi ci toglie via mezza vita, e non è che ci lascia un HP. Capirei. Sarebbe un problema un pelo più grosso quello. Vediamo cosa fa Smog. Copre lo sguardo del nemico. Niente di eccezionale. O meglio, non per il momento. Oasi. Benissimo. Non mancavano molti passi. Se avessimo resistito un attimo di più, ci saremmo arrivati. Una pietra che per il momento lascerei lì. Ehi, hai vestiti zuppi. Bello l'attacco. Bravo Garrett. Credo, esatto, che dobbiamo infilarci qua dentro. Perfetto. Benissimo. Un'oasi sempre bella pronta. Proseguiamo allora. Di qua, ok, si prosegue, benissimo. Però prima visitiamo, esatto, tutte quante le zone che non si sa mai che troviamo un altro oggetto o anche solo uccidere qualche nemico
sai, magari sai, sali di livello, ottieni soldi, ottieni strumenti. Schifo di sicuro non fa. E allora proseguiamo. Non credo esatto che dentro quello ci si fosse qualcosa. Neanche qui, peccato. Dunque, dobbiamo sempre girare per queste zone perché si sa mai trovi un oggetto. Anche stupido, anche un cappello, però magari è meglio di quello che abbiamo. Vediamo cosa c'è da questa parte. Qui era palesemente un muro segreto, solo che non ti hanno dato la soddisfazione di metterne uno. Vediamo, questo lo è, per forza, se no non puoi avanzare. Oh, una grotta. Certo, sei sempre nel deserto e magari è caldissima, ma meno caldo che stare fuori al sole e nella sabbia bollente. Dobbiamo ovviamente vedere costantemente se c'è qualcosa ovunque. Ad esempio, lì c'è una pozzanghera, quindi io... Sì, Ivan, abbiamo capito. Esatto, scenderei apposta per prenderla qui. Amico, e qui forziere, se me lo fai prendere. Una foglia di menta, benissimo. E allora proseguiamo, saliamo di sopra, vediamo. Non c'è nulla. Credo che questi qua... Esatto. Oh, ma guarda, lì c'è qualcosa. Dicevo, questi qua che diciamo hanno il fiume di sabbia non nascondono muri segreti. Però questo lo nasconde come un segreto. È una manticora. Ivan ha un pochino di pipì in meno, ma possiamo farcela tranquillamente. Una manticora. Allora, ovviamente non ho, diciamo, timore per questa battaglia, però io mi preparo al meglio. Agilità. No, tu nulla. E iniziamo ad attaccare. Zefiro! Vai, aumenta l'attacco. Piu, 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 piu. Gelocorno! 104, Garrett invece fa 127. Un pochino poco, Aia, ecco. Ah, perfetto, non ha avuto effetto. Benissimo. Allora, delusione, più difesa alla squadra. Tu continua pure ad attaccare. Più resistenza, aumentiamo la difesa. E tu? L'unica che non dovrebbe attaccare la stiamo facendo ovviamente attaccare noi. Benissimo. Altra difesa. 104. 126. Aia. Quel veleno ha fatto un bel po' male. Peggio di quanto immaginassi. Delusione. Tu ancora Meteor Colpati. Sguardo. E tu levagli il veleno da lui. Benissimo. Dovremmo esserci. Non penso manchi molto. No, maledizione. Dobbiamo sconfiggerlo prima di 4 turni, mi sa, sai? Vai, Tiamat. Tu continua pure. Tu. Ma giusto per farlo, non è che c'è un motivo per cui ho fatto i Digin. Volevo solamente evocarlo. Vediamo. Potrei curare tutti, effettivamente. Ah no, questo cura solo uno. Eccolo qui. Tiamat! Speravo un filino di più, Anche qua speravo un filino di più a livello di cura. Ai, ecco, quello... Ha fatto un po' male. Perfetto, niente effetto. Dunque, ah, eccolo qua. Per la prima volta vediamo Thor. Però noi è arrivato il momento di attaccare. Tu per favore. Ah, giusto. Ho tolto l'unico Digin d'acqua e gli ha tolto la cura a tutti. Thor, io ti evoco. Un pochino di più poteva fare,
Ragnarok. Certo che evocare Thor e Ragnarok assieme è tutto dire. Peggio ancora, abbiamo evocato Thor, che ha portato Ragnarok e ci ha portato la vittoria. Cioè, capiamoci, dai. Se non è stile questo. Dunque, riattiviamo questo su Mia, che così apprende la cura per tutti quanti. E via, possiamo proseguire e, in teoria, uscire finalmente da questo deserto. Ah, che bello. Però io so già cosa si trova qui. Certe zone ce l'ho ancora qui, nell'ipotalamo proprio. Dio mio, non mi dimenticherò mai quante volte ho cercato i Digin in queste zone e ci ho messo una vita per farli apparire. Lo so che sei lì, devi uscire fuori, eh. Oh, è apparso, perfetto. Vai, ammazzatelo di meteor colpi, madonna mia. Mamma mia, sfondalo per favore, che non voglio che scappa. Dobbiamo impedire che questo stronzo scappi. Ai, 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 ai. Morto? No, ovviamente. Benissimo, dovremmo riuscire ad ucciderlo. Questo era il Digin quale? Vite. Vite che ci aumenterebbe vita, PP e difesa. E non ci cambierebbe le statistiche. A Garret invece le aumenterebbe come? Da furfante a incivile. Vabbè. Con spira e spira argilla e resurrezione. Hai capito, Garret? Ci manca un Digin di fuoco. Avanziamo. Oh, perfetto. Salito di livello anche Ivan. Ed eccoci alla prossima città. Però, prima di entrare, voglio farvi vedere una cosa. Vedete questo ponte? È lo stesso ponte che ci riporta finalmente a Volt. E infatti, noi ci fermiamo esattamente qui. Quando siamo stati qui a Volt, vi avevo detto che c'erano un paio di cose da fare. Noi ci fermiamo qui a livello di storia. Nel prossimo episodio torniamo indietro all'altra città, ci entriamo, compriamo gli oggetti nuovi, poi torniamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!